Ciao a tutti amici di intreminuti.it, qui è Salvo Trifirò, l'indomani dell'esordio in campionato della Fortitudo Moncada Agrigento, che ha vinto con il risultato di 105 a 99 l'esordio in questa stagione contro Capodorlando in un derby tutto siculo, in una cornice bellissima, in un Pala Moncada pieno, anche e soprattutto grazie alla corposa presenza di tifosi di Capodorlando che hanno partecipato molto attivamente alla partita, anche perché la partita non poteva che essere vissuta in un determinato modo, dato che è stato un match leggendario, due overtime, partita durata 50 minuti, che ha vissuto quasi per tutta la durata sul filo dell'equilibrio, con continui ribaltamenti di parziali, prima Capodorlando benissimo nel primo quarto, poi il grande recupero di Agrigento che nel terzo quarto sembrava avesse spaccato in due la partita, poi l'ultimo recupero nel quarto periodo di Capodorlando con Agrigento che sembrava avesse in mano la gara e poi non è stato così. Gli overtime sono stati una partita a sé, con un grandissimo inizio di primo overtime di Capodorlando che con la zona ha messo davvero in grave difficoltà l'attacco agrigentino, che è stato straordinario poi a recuperare la partita, a portarla nuovamente sul pareggio. Ha sbagliato il canestro della vittoria Nicola May, che comunque ha giocato una partita di grande solidità. E poi si è arrivati a questo secondo overtime dove Agrigento ha fatto valere una forse migliore anche condizione fisica e ha fatto valere il fattore campo, anche se non era non c'era tanta differenza sotto questo punto di vista ieri durante la partita, perché ripeto, il pubblico dell'Orlandia si è fatto sentire assolutamente. È stata l'opportunità di vedere anche Amir Bell all'opera perché c'era tanta attesa, un precampionato cominciato tardi per Bell e diciamo che ha fatto vedere delle ottime cose. Prima partita da professionista per questo ormai ex rookie, tripla doppia. E vi assicuro che vedere una tripla doppia un giocatore da due è veramente difficile. Io non so, vado a memoria, forse non è mai successo che un giocatore della Fortitudo facesse tripla doppia. Ovviamente non è mai successo che lo facesse all'esordio da professionista. Amir Bell 14 punti, 10 assist, 10 rimbalzi. Insieme a lui Jalen Cannon, non c'è bisogno di fare presentazioni. 26 punti e 12 rimbalzi, la doppia doppia che è stata una costante della sua prima stagione da Agrigento potrebbe diventarla, speriamo, anche in questa stagione. Ottimo esordio in stagione anche per Lorenzo Ambrosin, anche per lui è l'obiettivo quello di confermarsi, perché è un giocatore che l'anno scorso ha fatto vedere delle ottime cose, quest'anno si vuole assolutamente confermare, bene anche Evangelisti, bene Pepe con 14 punti, insomma una squadra che ieri, vincendo 105 a 99, ha portato 7. Dico sette giocatori in doppia cifra, un qualcosa davvero di unico, davvero di raro. Per il momento è tutto, appuntamento a domenica prossima con Biella. Agrigento sarà già trasferta ultra difficile, noi saremo in diretta subito nel post partita, mentre nella terza giornata ci sarà Leonis Roma contro Fortitudo Agrigento e potrebbe esserci una bella sorpresa.